Ciao e bentrovati. Visto che molti di voi passano la maggior parte delle ore al computer e avete problemi di polsi e mani, oggi ci occupiamo proprio di questa articolazione. Iniziamo riscaldando i polsi, incrociando le dita e girando le mani. E poi dall'altra parte. Ok, stendiamo il braccio in avanti e prendiamo le dita con l'altra mano e tiriamo giù le spalle bene. Rilasso e facciamo l'altra. Giù le spalle sempre e rilasso. Adesso col gomito appoggiato al corpo, braccio a 90 gradi, iniziamo a tirare un dito alla volta verso il basso, ognuno come può, non esagerare. Cambio, cambio, tirate, cambio, ultimo pollice. Lascio la mano rilassata, appoggio il pollice della mano opposta al centro e premo tre volte al centro del palmo della mano. Due e tre. Rilasso. Sentite un attimo la differenza tra le due mani. E andiamo con l'altra. Gomito attaccato a 90 gradi e parto dal mignolo e tiro. Lascio. Lascio, tiro, lascio, tiro, lascio, pollice al centro del palmo della mano, la mano rilassata, premo tre volte. Adesso appoggiamo le mani in avanti come per andare in quadrupedia e giriamo le dita verso le gambe. Se vogliamo possiamo anche girare le dita dei piedi, così nel frattempo facciamo un massaggino anche ai piedi. Piano piano porto il busto in avanti e poi indietro. E vado avanti e indietro. Tiro bene tutto l'avambraccio. E dietro, avanti e giro le dita dei piedi, lascio un attimo i polsi, ritorno in avanti, se volete rigirate le dita dei piedi, appoggio il dorso delle mani, questo con calma, se vi fa male stare così potete farlo con una mano alla volta. E faccio la stessa cosa, vado avanti e indietro, piano piano, avanti e indietro, avanti e indietro, rilasso, giro le dita dei piedi, rilasso. E andiamo a quattro zampe, le mani appoggiate dritte. Disegno un cerchio con le spalle intorno alle mani, vado a sinistra, avanti, indietro e ancora. Ruoto bene, mobilizzo tutta l'articolazione del polso, muovendo la schiena e dall'altra parte. Se mentre lo fate tenete anche gli addominali, male non fa. E teniamo anche. Lascio, rilasso e rimobilizzate i polsi. Potete farlo anche tutti i giorni, ma stando bene attenti a non esagerare. Ciao!